Organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali torna anche quest'anno, la settimana della cultura, siamo arrivati alla quattordicesima edizione, si parte il 14 di aprile. È una settimana che riscuote da ormai da alcuni anni un grandissimo successo a livello nazionale perché lo ricordiamo in questi sette giorni è possibile entrare nei musei gratuitamente, ma soprattutto in questo periodo vengono anche fatte delle, degli eventi particolari per ampliare quella che è l'offerta culturale eh, del territorio. Abbiamo la possibilità di visitare i siti archeologici della città di Teramo vi erano aperti eh, Sant'Anna, Largo Madonna delle Grazie e Torre Bruciata abbiamo la presentazione di un libro al museo eh, civico Savini quello dal titolo Le Macerie Rivelano che illustra l'attività della nostra soprintendenza eh, nelle chiese dell'Aquilano dove sono stati fatti degli importanti rinvenimenti a seguito del sisma eh, del 2009 e poi altre attività che facciamo in collaborazione anche con altre amministrazioni o associazioni, sabato 21 aprile, tutto il giorno all'area archeologica di Ripoli nel comune di Corropoli ci saranno una serie di laboratori di archeologia sperimentale con interventi di specialisti che facciamo venire da fuori regione per offrire qualcosa di veramente unico almeno nel corso di questa settimana. Tra le varie iniziative che riguardano un po' tutto l'Abruzzo, da notare insomma, di rilievo quelle che si svolgeranno nella città di Campi. Il Museo archeologico di Campi si presenta con una serie di iniziative. La più eclatante e importante è l'apertura, l'inaugurazione del nuovo allestimento e delle nuove sale. Il nuovo allestimento comporta la rilettura della vecchia esposizione, così come le nuove sale invece rappresentano la conclusione cronologica di quella che è l'esposizione dell'intera necropoli di Campo Valano. Nell'ambito della settimana della cultura apriremo il parco archeologico con la ricostruzione del tumulo dalle 10 di mattina alle 20 con visite guidate effettuate da archeologi specializzati nel campo delle necropoli quindi in grado di dare delle risposte esaustive a qualsiasi curiosità. Ultima iniziativa ma non, ultima non in senso di importanza è questa mostra di antiche carte geografiche dal 500 all'800, quindi da un'Italia frammentata a un'Italia unita che vuole concludere quasi in maniera ideale quello che sono stati il 150 dell'Unità d'Italia.